Coach Barisciani, un 3-0 pesante contro Bergamo, un risultato tutto sommato preventivabile visto il valore degli avversari. Ma di preventivabile sicuramente, insomma, loro venivano qua con una condizione psicologica diversa dalla nostra, dall'alto di un buon campionato di cui stiamo facendo, una forte autostima. Dal canto nostro abbiamo provato a fare qualcosa, siamo incappati in una partita nervosa perché ormai tutti quanti si aspettano una reazione, che sia la partita giusta, indipendentemente dall'avversario, siamo partiti un po' contratti, abbiamo regalato tanto all'inizio del primo set, e poi insomma loro comunque tutto quello che dovevano fare l'hanno fatto bene, non ci hanno concesso minimamente di poterne venire fuori e non siamo riusciti poi a mettere a nostro vantaggio alcune situazioni che avevamo inquadrato bene per buona resa dei loro giocatori, però preventivabile no, nel senso sicuramente era una partita difficile dove speravamo di poter fare qualcosa di più. Non ci siamo riusciti, mancano 5 giornate alla fine, dovremo provarci le prossime 5 finali. Bergamo costante dall'inizio alla fine e BBC che forse in alcuni momenti ha regalato qualcosa di troppo agli avversari. Sì, alla partenza del primo set e alla partenza del secondo set, loro i primi 5 punti li hanno fatti con 4 nostri errori. Purtroppo è una cosa fisiologica, nel senso che non è successo oggi. Noi siamo una squadra che ogni tanto concede qualche errore in qualche situazione dove bisognerebbe buttare la palla dall'altra parte. È anche vero che quando abbiamo cercato di limitare gli errori, abbiamo buttato la palla dall'altra parte, ci hanno risposto con degli schiaffi. Quindi, insomma, è una partita un po' complicata. Non puoi abbassare il coraggio e la pretesa perché sennò li fai giocare con palla in mano e loro sono sicuramente di un'altra categoria rispetto a noi in questo momento. Salvezza che probabilmente non passava da questa gara, ma salvezza in cui chiaramente continuate a crederci fermamente. Mancano 5 giornate alla fine del primo gironcino, poi ce ne saranno 8 nel secondo gironcino e non sappiamo ancora a quale gironcino parteciperemo. Se fossimo condannati adesso ci sarebbe gente che non dovrebbe neanche andare a giocare. Abbiamo un punto di ritardo su quella che ci precede, può anche darsi che faccia risultato che andiamo a 4, mancano comunque 5 giornate alla fine. Insomma. Io non vedo nulla di pregiudicato, ma indipendentemente dal fatto che abbiamo perso contro Bergamo, avremmo potuto perdere anche con un'altra squadra. Se dobbiamo essere condannati quando mancano ancora 15 punti di disposizione diventa un problema. Grazie, coach.